praticamente ti dà il famoso NOS. Ho preso dentro qualcosa? No, è preso solo un po' la gomma qua. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Dopo molta fatica e molte difficoltà e peripezie, siamo qui a Monza al Rally 2019. Ma prima di dire qualsiasi cosa, signore e signore, eccola qua. Che razza di mezzo abbiamo quest'anno. Prego. Quindi, cosa cambierà l'anno scorso? Direi una cosa importantissima: non c'è Valentino in primis. Sì. Secundis, dato secondo me l'ha fatto anche per questo motivo. Sì. Le WRC non ci saranno praticamente più. No, sarà c'è solo un trofeo. Esatto. 16 macchine, poca cosa. Il top è la categoria R5, cioè la nostra. Quindi tutti i più forti campioni del mondo ufficiali sono passati all'R5, insieme già a tutti i forti che c'erano già l'anno scorso. Quindi il livello quest'anno è altissimo. Mikkelsen, Sordo, per dirne alcuni così. E noi proprio per i casini che abbiamo avuto non abbiamo fatto il primo test come l'anno scorso a Castelletto. Quindi abbiamo meno chilometri, abbiamo giusto un 20 giri fatti l'altro giorno, ma c'è di molto buono che siamo veramente, cioè ci siamo trovati veramente bene subito. Ovviamente sarà veramente tosta lottare con questi mostri sacri che fanno questo da tutta la vita, tutta la... Grazie. Allora, il rally è composto da prove speciali e trasferimenti, ok? In questo caso, nel rally di Monza, che è un rally un po' particolare, abbiamo solo le prove speciali, perché i trasferimenti sono piccoli tratti per arrivare sui vari punti della pista dove partono le diverse prove speciali. La prova speciale non è altro che una prova cronometrata, dove si parte a un minuto uno dall'altro. Adesso stiamo andando a fare le ricognizioni. Esatto. Le ricognizioni sono semplicemente: proviamo i percorsi che andremo a fare domani con questa macchina, con la macchina stradale, dove Luca, il pilota, mi detterà quello che vuole sentirsi dire da me prima di arrivare a quella determinata curva. Perché ovviamente siamo in un circuito, ma ogni prova speciale è diversa una dall'altra, quindi magari chicane, inversioni, perché poi vista da di fronte la chicane che è creata con le gomme si fa fatica a capire da dove si entra, dove destra, si sinistra. E quindi è fondamentale il navigatore che dice dove andare. Quindi basta con le parole, andiamo a fare queste benedette ricognizioni, così capite anche voi con la pratica. Chicane di seconda, strettissima, sinistra, okay. Destra. Molta attenzione. Minchia, cosa c'è? Ho sbagliato. No, devi andare lì. Ho sbagliato. Ho preso dentro qualcosa? No, è preso solo un po' la gomma qua. Fai retromarcia. Non l'ho visto. No, hai solo spostato quello. Buttati a sinistra. Leva. Inversione destra strettissima in parabolica. Al gabbiotto, anzi prima stacca. Inversione destra, punta gomma. Ok. Sinistra, perfetto. Salto. 130 Martin Garrix. 130 Martin Garrix Animals. Martin Garrix 130 si vola. Io. Ok, chicane stretta, moltissima attenzione. Adesso all'Ascari, moltissima attenzione che diventa inversione destra. Te la ricordi? Perfetto. Fine prova. Appena arrivati alle ricognizioni, ma quanto fa forte sto mezzo qua? Mamma mia, incredibile. Poi passando macchina da rally, macchina stradale, cioè è impressionante, è un SUVone, 510 cavalli. E avete visto, ah no, purtroppo non si è visto dalle GoPro, ma c'era uno col Ferrari che è andato lungo durante le ricognizioni. Giustamente è bello fare le ricognizioni con i Ferrari, però se lo picchi non è poi. Se lo picchi non è bello e ha distrutto la macchina e noi l'abbiamo un po' perculato. E il karma, come ho sempre detto, 4 minuti dopo è successo questo. Ma niente di allora, che. Ditta Demolizioni Salvadori non ha colpito, non ha colpito.
Però un principio di... Insomma, cioè niente. No, ma poi il problema è che, diciamolo, è esattamente la gomma che ha lasciato quello della Ferrari. Quello della Ferrari che era bassa e ovviamente avendo il muso molto alto. Non abbiamo visto, però vabbè. Ma detto questo, noi abbiamo parlato, abbiamo girato un po' con questa cosa qui. Andiamo a spiegare un po' la macchina. Andiamo. O no? Che saranno molto curiosi. All'interno della cara Skoda, cosa cambia dalla Ford dell'anno scorso? Dato che il pilota sta più lì a pensare a guidare, i tasti ne schiaccia ben pochi, è il naviga che invece è lì che pigia, fa, mi diverto a fare queste cose. Quindi spiegaci un po' tutto quello che c'è da sapere su questo mezzaccione qua. È banale dire che questa è una Skoda, l'altra è una Ford, quindi ok. Okay. Questa macchina è sicuramente più evoluta da un punto di vista di motore e di elettronica, perché ha tutti gli aggiornamenti possibili e immaginabili che la Skoda può ricevere quest'anno. Nel 2019, esatto. Come potete vedere qui all'interno dell'abitacolo abbiamo questo pannellino di tasti fantastici dove noi possiamo andare a schiacciare quello che vogliamo, più o meno. Allora, abbiamo un tasto che ci può andare a modificare quello che io e Luca possiamo vedere durante la prova speciale, quindi le varie temperature dell'olio, il livello della temperatura della turbina, la distanza che stiamo percorrendo, la velocità, tutto quello che è il tasto che page. Che è il tasto do page. Ecco. Bellissimo. Poi ce l'avevamo questo sulla Ford? No, assolutamente. Ah, no? Dopo passiamo al pannello dei miei piedi che io mi divertirò tutto il giorno. Ok. Poi abbiamo il tasto magico, il tasto stage, che è il famoso bang. Bang. Questo bang, quello che carica la turbina e che praticamente ti dà il famoso NOS, no? Il NOS di Need for Speed. Quando siamo dalle inversioni. Stare rilassato. Calmo, ok, calmo, siamo ancora partiti. Okay, bene. Poi abbiamo fanali, ventola per il riscaldamento, poi abbiamo il tasto della luce tac del navigatore per leggere le note di sera. La pompa, il tasto principale e questo manettino qua. Questo manettino cos'è? Questo manettino è una chicca di questa Skoda, ovvero la possibilità di decidere che risposta avere dall'acceleratore, ovvero una risposta più lenta e progressiva, che si parte da 1, che è la mappa da pioggia, possiamo dire, per poi arrivare alla mappa 5, quella devi sempre che devi stare rilassato. Sì, rilassato, vabbè. Perfetto. Poi, per quanto riguarda invece tutto il resto, il cambio è sempre sequenziale, a 5 rapporti. Il freno a mano idraulico che nel momento in cui tu vai a tirarlo sgancia il differenziale posteriore per aiutarti a girare. E poi quando lui riparte tutte le quattro ruote motrici e vieni fuori dalla variante come se non ci fosse per concludere, un domani. Rapidissimamente, sì? Quello che c'è scritto qua. Sei matto? Cazzo ne so io quello. Questa è la schermata che io e Luca teniamo principalmente. Abbiamo i chilometri orari perché a noi ci piace sapere quanto stiamo andando. E questa è la distanza totale da quando è stato azzerato l'ultima volta il Tripmaster. E questa invece è la distanza di prova che noi azzeriamo ogni volta prima di entrare in prova per controllare che stiamo facendo i chilometri giusti durante la prova speciale. Bene, questo è quanto, direi. Abbiamo detto tutto quello che c'è da sapere. Nel prossimo video si partirà col rally vero e proprio. Shakedown, prova speciale 1, prova speciale 2, prova speciale 3. Poi chi lo sa, bisogna vedere perché magari ci lanciamo nel muro alla prova speciale 1. Stai che non questo. Vogliamo farla perché Ditta del Municipio di Salvadori è in ferie, ma non si sa mai che invece lavori anche in questo caso. Detto questo, gas come al solito e ci vediamo al prossimo video.